Buon pomeriggio a tutti. Nuovo appuntamento, War Talking Conversation, ore 18, sempre qui, sempre puntuali. Allora, devo dirvi che qui oggi a Milano c'è una giornata parecchio freschina. Stefano, concordi che siamo ricaduti qui in Lombardia nell'inverno? E che ti vedo già arrivare, eh? Oggi, infatti, tac, felpina, perché comunque la temperatura non è proprio delle migliori. Ciao 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 ciao. Allora, in attesa, ciao ciumbo, in attesa che, come al solito, il mio pubblico si popoli e quindi ringrazio sempre le persone che mi seguono. Grazie, grazie mille. Questo fa sempre piacere perché ovviamente per ognuno di noi è una sperimentazione, no? Quello di mettersi in video. E questa palestra mi ha sicuramente allenato. Così come vi ringrazio dei vari messaggi in direct che mi mandate, veramente grazie, grazie, grazie. Oggi si parla di un argomento altrettanto interessante quanto gli altri che abbiamo trattato nelle giornate precedenti. Intanto benvenuta Sara. È importante per una donna non soltanto occuparsi della propria immagine da un punto di vista del capello, quindi l'hairstyling, da un punto di vista dello skincare, da un punto di vista del make-up. Ma è chiaro che una bella donna che si sappia appunto addobbare, ben addobbare e quindi manifestare al meglio la sua bellezza, se poi non ha un bel portamento, incomincia ad essere chiaramente, immaginate una situazione di una donna bellissima che però non sa camminare bene. Quindi oggi avete capito, parliamo di portamento e parliamo di portamento insieme ad una mia carissima amica, che è una persona che conosco da svariato tempo. Ho una grande stima di lei, si occupa di regia moda, si occupa di regia per eventi. Noi abbiamo fatto degli eventi insieme. Ciao Giulia, grazie, grazie mille sempre per i complimenti. Hai visto che vi era piaciuto ieri il Make Up 60, oggi ho dato ancora di più, sono andata ancora più giù. Quindi se vi piace ne sono felice. Vi dicevo quindi una persona che conosco veramente da tanto tempo. Patrizia, vedo la richiesta che mi mandi, però chiaramente questi appuntamenti sono già organizzati. Non riesco in questo momento a darti la possibilità di venire perché invece dicevo oggi siamo in compagnia di Sonia Perrone, che la vedo già qui. La invito a mandarmi un invito di partecipazione. In maniera tale che insieme, ciao Antonio, benvenuto. Come al solito, io mi auguro che sia tu che tutte le persone che sono qui stiate bene. Questa è la cosa più importante. Poi, ovviamente, le informazioni che arrivano, ragazzi, io mi sono appena. Antonio, mi sono appena finita una diretta su Facebook del mondo delle estetiste, dei parrucchieri di quasi 2 ore. Visto che le informazioni che arrivano sono delle informazioni svariate, delle informazioni che non sempre trovano chiaramente una corrispondenza perfetta, quindi ho anche qualcosa da dirvi a tal riguardo. Però appunto aspetto che ci sia anche Sonia, così magari ne parliamo insieme. Eccoti! Ben trovata, ciao Valeria, Buon pomeriggio, ciao, Sonia! Che si buon dice? pomeriggio a te. Allora, a Milano siamo, stavo dicendo, ricaduti in pieno inverno. Anche qui lo sai, sono un po' crollate le temperature in questi giorni. Ti vedo anche a te, infatti, che sei un po' più coperta rispetto alle altre Esatto, dirette, quindi lo immagino, quindi lo immagino. proprio così, però insomma, attendiamo il sole anche in questo senso, Assolutamente, dai. anche in questo senso, anche in questo senso. Infatti, prima che tu arrivassi e condividessi con me la diretta di oggi, stavo annunciando proprio al pubblico che mi segue ormai con affetto, perché poi appunto vedo anche delle persone che ormai costantemente ci sono, no? Ma E come non quindi potrebbero con te? troppo buona, troppo buona, troppo buona. E stavo dicendo che mi sono vista mentre lavoravo, mi ha fatto compagnia una diretta di quasi 2 ore da parte appunto di membri autorevoli del Cidesco e di tutto ciò che è il mondo dell'estetica. Per quanto riguarda appunto questo grande scalpore, ovviamente che sta avvenendo su quella che è la riapertura dei centri estetici, dei parrucchieri, che ahimè Sì. siamo penalizzati sia in termini di tempo, sia in termini di un decreto che non fissa chiaramente che cosa noi benedetti operatori dobbiamo indossare. Quindi, come al solito,
tutti i tuttologi, tutti i politologi, tutti i virologi, tutti i scientologi, ormai finiscono tutti in logi, 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 sono Però troppi guarda caso assurdi. tanta confusionologi, vero? Esattamente, esattamente. E siccome invece, almeno in questo spazio, io ovviamente mi fido delle persone che invito perché sono delle persone autorevoli in ogni campo, quindi oggi stavo anticipando al mio pubblico che parliamo di portamento, cioè di Grazie, bellezza, ma sì. anche di portamento. Ciao Giampiero! Parliamo chiaramente di portamento con una persona come te, che dall'alto della sua esperienza, dall'alto di tutte quelle che sono state gli eventi che hai seguito con tante modelle, con tanti personaggi, chiaramente chi fa regia moda sa bene, però è giusto ed è corretto che anche tu aggiunga qualche parola su quella che è la tua tanta professionalità nel campo, nel settore. Ma sì, Valeria, tutto sommato i nostri lavori sono affini. Noi ci occupiamo di consulenza, ci occupiamo di bellezza, ci occupiamo di, diciamo, mettere in armonia tu il viso, io il corpo, di valorizzazione, tu il viso, io il corpo, di piccole correzioni, piccoli aggiustamenti, tu il viso, io il corpo. Quindi si tratta di apportare laddove è necessario un miglioramento per, diciamo, non solo rendere felici le donne che ci circondano, ma soprattutto per infondere loro una sicurezza che volte viene a mancare. E quindi alla fine, come per te, non si tratta esclusivamente di un lavoro di natura superficiale, esteriore o estetica. Noi, cioè io ti conosco molto bene, Valeria. Tu non solo trasmetti il tuo lavoro alle tue allieve, ma trasmetti proprio l'amore, questo è il tuo marchio di fabbrica, no? L'amore, la fiducia per la tua professione e lo trasmetti in un modo così empatico da trascinarle nel tuo mondo e in questo senso trascini tutti quanti gli altri inevitabilmente. E così capita un po' anche a me, ma credo che questo sia un difetto, diciamo, se così lo vogliamo chiamare, positivo di persone che amano profondamente il proprio lavoro. E noi questo dato ci accomuna moltissimo perché da una parte e dall'altra cerchiamo sempre di svolgerlo nel massimo del rispetto delle persone che abbiamo di fronte. E quando parlavamo sì di bellezza, parlavamo di stile personale, parlavamo del fatto che soffermarsi tante volte sul nostro corpo non è sbagliato, non solo scegliendo il capo d'abbigliamento ideale, non solo mettendo un accessorio più insomma congeniale a quel look, ma anche proprio prendendoci cura di come si muove questo corpo. Perché il nostro corpo è pigro, poi in questo momento non ne parliamo, Ovviamente, Valeria. ovviamente, ovviamente. Infatti, mentre poi ci inarchiamo ancora di più e ancora ci addentriamo in questa materia, invito chiaramente tutte le persone che ci stanno seguendo, vi ricordo che sia io che Sonia siamo qui a disposizione non solo per trascorrere del Certamente. tempo insieme e per scambiarci delle informazioni, ma sostanzialmente per dare veramente una mano d'aiuto, proprio perché, come diceva Sonia, siamo delle grandi appassionate del nostro lavoro e in questo momento, come per chiunque che non può esercitare il proprio ruolo, la propria professione, si ha la necessità, se si ama quello che si fa, di comunicare e non è più una questione economica, è proprio una questione del cuore, di stare vicini, come si è sempre fatti in 20 anni, 30 anni di attività. Infondendo proprio quest'atto di grande cuore nei confronti degli altri, no? Vero, Quindi verissimo. questa è la differenza. E a tal proposito, quindi vi invito, c'è anche la possibilità nella bacchechina dove vedete i due punti interrogativi di poter mandarci proprio un messaggio lì dove volete che io passi una domanda a Sonia nello specifico su quello che è il portamento. Dicevo, mi sarebbe piaciuto se avessi avuto, sai, uno studio in grande stile, come possono fare le grandi conduttrici televisive per la puntata di oggi, iniziare questa magnifica puntata sul portamento su quella scena meravigliosa del Diavolo Veste Prada, Come no? dove ovviamente, no, si parte non solo dall'abito, ma lei che deve indossare queste scarpe di Jimmy Choo Pazzesche, meravigliose, pazzesche. pazzesche. Peccato che non le sa indossare. Esatto. E questo è un classico, Valeria, perché proprio noi, vabbè, noi donne siamo ammaliate quando vediamo le scarpe, quindi insomma ce ne innamoriamo velocemente senza neanche renderci conto se vanno bene per noi, se sono adatte al nostro piede, se saremo in grado di indossarle. Siamo molto istintive nella scelta delle scarpe, ci piacciono, quindi le compriamo.
Questo da una parte è bello perché insomma siamo donne, quindi è quasi normale, però bisogna prestare maggiore attenzione perché le scarpe, anche se bellissime, possono danneggiare moltissimo il nostro piede e peggiorare la nostra impostazione del corpo. Possono danneggiare la postura, la schiena, possono comunque creare delle distorsioni, quindi possono, diciamo, trasformarsi da alleati, tacchi, in acerrimi nemici. Quindi bisogna prestare attenzione. E con un pizzico di intelligenza possiamo, insomma, sceglierle. Come? Intanto il numero giusto. Hola, Bisogna partiamo da questo, calzare. donne. Ecco. Allora, partiamo, no, da un dato, Valeria, che può sembrare quasi scontato, no? Quasi dici, vabbè, questa è la scoperta dell'acqua calda. No, perché molte volte quando noi non troviamo la scarpa del nostro numero, siamo portati a dire, vabbè, ma forse il 39 con una suoletta all'interno, magari, Allarga. ma sì, oppure il 37, cosa che io ho fatto per anni in ufficio stile mettendo scarpe di campionario che non ti dico mi hanno distrutto i piedi a momenti. Quindi la prima cosa è imperativo, dovete acquistare le scarpe del vostro numero, dovete calzare scarpe che corrispondono al vostro numero di piede. Due. Se riuscite ad acquistare delle scarpe di qualità, non dico che bisogna appunto comprare Christian Louboutin, Sergio Rossi o comunque scarpe di quel livello, però ci sono delle aziende molto interessanti che a buon mercato vendono delle scarpe con varie tipologie di tacco che sono sicuramente confortevoli per il nostro piede. Per, diciamo, centrare ancora di più la scelta, Valeria, è importante l'ora del giorno in cui si acquistano le scarpe. Cosa Ecco, vuol dire? questo è molto importante. Io so cosa stai per dire perché mi è successo, però vediamo se corrisponde esattamente a quello che ho in mente. Allora, normalmente le scarpe si dovrebbero acquistare intorno alla metà della giornata, ora di pranzo, primo pomeriggio. Perché? Anche se poi dipende dal tempo in cui uno sta in piedi o comunque se svolge un lavoro sedentario, questo dipende, adesso lo vedremo. È importante perché il piede, deambulando, spostandosi, andando a destra e a sinistra, comunque tende ad allargarsi, a gonfiarsi. Soprattutto ci sono donne che soffrono di cattiva circolazione e le vie periferiche, come sono i piedi, appunto, sono proprio i principali punti, diciamo, di ingorgo, no? Della circolazione. E quindi per quel motivo è importante non avere i piedi gonfi o comunque provati da una giornata particolarmente pesante. Motivo per cui pomeriggio, tarda mattinata, ma non la sera. Tu che errore hai fatto, Valeria? Allora, no, ti devo dire, io la mattina, quando, soprattutto nei periodi in cui incomincia la primavera estate, sono già una Sì. persona che comunque suda parecchio. Poi adesso, in un periodo che corrisponde, come dicevo, con la mia ospite proprio dell'altro ieri, parlando di quello che è il periodo della premenopausa, della menopausa, ci sono dei cambiamenti in atto che Totali. sono inaspettati. E allora ti dico, Verissimo. io la mattina nel periodo estivo mi sveglio molto gonfia e poi, come dici tu, deambulando durante il corso del giorno il piede si sgonfia. Quindi sento che una scarpa che, anche se è perfetta per me, se la indosso la mattina la sento molto rigida. Poi, appunto, deambulando la situazione migliora, pur Certo. essendo del mio numero. Quindi Certo, non farò certo. mai più l'errore di acquistare una scarpa la mattina presto, quando ancora il piede è in una fase in cui In non è. questo caso, Esatto. in questo caso sì, come per esempio anche d'estate, d'estate a maggior ragione dove i piedi tendono a dilatarsi e quindi l'arco plantare comunque cambia un po' la conformazione incredibilmente, quindi proprio la pianta del nostro piede, scusate, più che l'arco plantare, tende a dilatarsi e a gonfiarsi per via del caldo, quindi è necessario andare ad acquistare le scarpe a piedi, diciamo, sgonfi. Mattina, eccetera. Nel tuo caso un po' il senso contrario, perché come dicevi, avendo questa sintomatologia, insomma, di prima mattina è Allora, c'è preferibile. da dire che secondo me, non so, donne che siete qui presenti per alzata di mano, che non lo potete neanche fare, ma si fa per dire, potete cliccare e dirmi la vostra. Se siete del segno dei pesci, come lo sono io, sapete che al posto dei pesci, per
senso di memoria, voi non avete i piedi, voi avete le pinne, voi siete delle sirene libere da quello che è l'impedimento della scarpa. Vero, vero, vero. Cioè, Beh, io ho capisco. sempre avuto questo problema che ho un piede sicuramente, anche se grande, perché voglio dire, non avendo raggiunto un'altezza da modella, come dico nelle altre, sul Anche se sai corpo, sfilare da Dio, sai anche camminare se da so Dio, e sfilare io da ti ho Dio, vista e ti ho comunque filmata in prima persona, ricorda, Alicia. lo ricordo perfettamente, però sta di fatto che ho un piede che comunque è un 40. Che voglio dire, di solito, Accidenti. no? Cioè, una persona che non è alta neanche 1,70 m, il 40 proprio. Quindi voglio dire, sono ben piantata per terra, cioè non c'è l'opportunità che Sì. io possa barcollare perché sono poggiata ben per terra. E devo dire che anche un piede carino, no? Addirittura mi hanno detto questa cosa, perché io non essendo una così esperta, che avendo l'indice del piede, Sì. ok? Che è il dito più lungo, è un piede Sì. egiziano. Sì, ma non solo, le donne che, così almeno dicono, che hanno il secondo dito, ok, diciamo del piede, perché poi c'è anche una disquisizione su come si chiamano le dita dei piedi, però non mi sto ad addentrare perché sennò insomma non ne usciamo più. Esatto, perché probabilmente non sarà l'indice, ma No, scusate, perché a parte l'alluce, che sono per certa allora, che non è il alluce, si pollice. chiamano alluce, dicono illice, secondo dito, trillice, il terzo dito, pondolo, il quarto, e minolo, il mignolo. In realtà, Oh! aspetta, però non c'è nessuna ufficialità, per cui se ci sta sentendo adesso l'Accademia della Crusca ci bastona, perché non c'è, io sono andata anche a ricercare questi dati, non è propriamente così, nonostante insomma diffusamente si conoscano in questo modo. Però, per riagganciarmi a quello che dicevi tu prima, cara Valeria, di solito, care donne che seguite, chi ha il secondo dito del piede, quindi quello subito accanto all'alluce, leggermente più lungo, è un creativo nato, quindi insomma tu, ecco. Grazie Sonia di avermi dato la No, e conferma. soprattutto. Allora, c'è anche un'altra nota divertente, anche se non si parla di piedi, però c'è un'altra nota divertente che mi accomuna e te lo faccio vedere perché da ragazzina è sempre stata la crisi Certo. del dito delle mani, cioè tra le dita delle mani, che vedi, voglio dire, cioè io ho Sì. una Sì. mano piuttosto lunga, no? Però lui, poverino, lui è sempre rimasto indietro rispetto a tutto perché è il più corto e non Pollice. corrisponde alla lunghezza delle altre. Dopodiché questo dito che prima pensavano tutti, lo faccio vedere vicino al viso per farvi vedere che sembra un piccolo cobra, dice: "Ma tu da piccola ti succhiavi il dito?". No, No. perché sono tutti e due così, e quindi non è che me li Sì. succhiavo così. È proprio che nella mia famiglia ce l'hanno tutti. E mia nonna, quella santa donna di mia nonna, diceva a mia madre: "Questo è il dito o del genio o dell'assassino". Ora, Del io primo, spero di fermarmi direi. sul primo, perché voglio Sì, dire, c'è sempre senza tempo. dubbio, senza ombra di dubbio, ma soprattutto io che ti ho visto lavorare tante volte, tu sei un artista perché proprio attraverso i pennelli, attraverso, tu spesso utilizzi proprio le dita, polpastrelli per truccare il viso, quindi dovevano essere così, Valeria, perché questa era la tua naturale inclinazione, era proprio quello che ti aspettava di fare. E mi permetto di Grazie. aggiungere quest'altra cosa, al di là della creatività, parlavamo prima delle dita dei piedi, il secondo dito dei piedi è anche indice di grande intelligenza. Quindi ce le hai tutte. Adesso, Lo per favore, follower, mi potrei avete sfoggiare. portato un rispetto enorme nei miei confronti. Oltremodo, aggiungerei, oltremodo. No, e poi invece, al di là appunto di questa caratteristica dell'illice o comunque indice più Sì. lungo rispetto all'alluce, così come per la mano le dita Sì. sì sono affusolate, però sia la pianta della mano che la pianta del piede, ripeto, corrisponde a una pinna. Quindi sai quei sandali meravigliosi, sottili, Come che no? li vedi e tu dici che bellezza, no? E a volte li vedo ai piedi delle donne e dico: "Ma che meraviglia". Io ho capito che quelle scarpe per me proprio non vanno. Non vanno perché ovviamente avendo questa pianta molto larga che poi si stringe sulle dita, questa fascetta diventa o troppo stretta, quindi impicca proprio sostanzialmente la pianta del piede e per lo più fa una cosa terribile che corrisponde più o meno ad alzare il mignolo Quando quando si beve il spari la caffè, tapparina del caffè. Cioè, quindi capito?
minolo o mignolo Sì, che esce, se ne esatto. va per i fatti suoi rispetto alla fascetta. Anarchia, anarchia totale. No, allora, sì, in quel caso bisogna appunto trovare la scarpa, diciamo, adatta, e ce ne sono tantissime, anche con delle fascette anche un po' più stringenti, perché alcune volte anche a me piace indossare le scarpe che ti tengono molto libero il piede d'estate. Io amo, per esempio, l'Infradito, non dovrei dirlo, ma è una scarpa che non consiglio di utilizzare moltissimo, perché a patto che non abbia una buona, diciamo, struttura. Parliamo qui di plantare, ok? Diciamo che è abbastanza dannosa per la salute dei nostri piedi, della nostra schiena, della nostra postura, della nostra andatura. Non agevola sicuramente un'andatura regale, un'andatura elegante, femminile e tutto quello che vogliamo. Scusa, a questo proposito, partendo dall'Infradito, mi viene, visto che ormai sono milanese di adozione, tu sai che la milanese tipica indossa quotidianamente con grande spavalderia la sua ballerina. Aia, aia. Cosa diciamo allora sulle ballerine a tutte le mie follower milanesi, a compartire che in Italia le indossano? Allora, le ballerine, allora, no, sicuramente sono state in qualche modo, ci sono state trasmesse come una scarpa di grande stile, di grande gusto, perché ci sono stati personaggi storici che le hanno portate con molta armonia, con molta disinvoltura. In realtà le ballerine, se dobbiamo proprio analizzarle dal punto di vista del benessere del nostro piede e del nostro corpo, ma soprattutto della nostra schiena, diciamo che sono molto molto discutibili, a patto che non se ne faccia un uso, diciamo, moderato, ok? Per quale motivo? La ballerina è una scarpa intanto che è molto molto bassa, quindi è quasi come andare scalzi. Ma è molto peggio perché non attiva, diciamo, l'appoggio corretto, che è una scarpa che tende sempre ad arpionare l'avampiede all'interno, della suola, perché appunto essendo molto scollata rischiamo di perdercela. Okay? Sono delle scarpe che raramente hanno il plantare, a parte modelli, insomma, diciamo, particolari. E quindi non bisogna abusarne, è una scarpa che bisogna, insomma, così indossare di tanto in tanto e soprattutto quando non si sta tante ore in piedi, perché è una scarpa un po' assassina, io dico la ballerina è una scarpa assassina, è ingannevole per quale motivo, Valeria? Perché ci dà l'illusione di essere comoda quando in realtà non lo è, perché a fine giornata, avendole usate anch'io in qualche circostanza, mi rendevo conto di avere la schiena distrutta. Nonostante il massimo controllo del corpo, perché poi quello è fondamentale, cioè. Ah, sì, scusa, ti stavo Vai, interrompendo, ma te la dico dopo, te lo dico dopo. Finisci il vai. Vai, vai. discorso, Sonia. No, dicevo che proprio per questo motivo molte volte ci sono delle calzature che ci danno l'illusione di essere comode, di essere confortevoli o comunque di poterci accompagnare nell'arco dell'intera giornata. In realtà non è così, dovremmo avere l'abilità di intercambiarle, se proprio non possiamo rinunciare a quel modello perché ci piace, perché si sposa molto bene con l'outfit che abbiamo scelto per quella giornata, per qualsiasi motivo. Cerchiamo però di non tenerlo tutto il giorno, perché Quindi, per alcune. esempio, sarebbe fattibile se voglio dire, voglio indossare questa scarpa perché comunque mi piace, no? E in qualche Certo. maniera però sono conscia del fatto che portandola tutto il giorno mi fa male, posso comunque sempre prevedere in una bella big bag di Big bag, portarmi sì. il mio cambio da Sì, certo. utilizzare proprio ad hoc per l'evento professionale magari che devo fare, per Certo. La colazione di lavoro e poi invece utilizzare per camminare delle scarpe invece che vanno bene proprio per camminare o comunque per starci comodamente Esatto, tutta la esatto. giornata. Devono avere una struttura confortevole le scarpe, devono avvolgere alla perfezione il piede e anche quando sono particolarmente scollate o devono essere fatte bene, appunto, oppure è preferibile non indossarle a lungo, cioè non significa che non posso, cioè io molte volte compro una collezione di scarpe infinita, però molte volte mi innamoro di scarpe prese così all'ultimo momento, anche a buon prezzo, con buon mercato, come si suol dire, comunque che costano poco, però le utilizzo pochissimo, mi servono per quella volta e poi non le metto più, per dire, o comunque raramente. Diciamo che la scarpa è un elemento fondamentale, perché qui non si parla soltanto di camminata elegante, di camminata performante, Valeria, ma si parla proprio di salute e di benessere del Certo, nostro corpo, perché. quindi mi viene in mente da chiederti se è vero questo discorso della ballerina. Io vado con il mio istinto, ma magari tu mi dici di no.
tutto ciò che invece è la moda allora della zeppa unica, che sostanzialmente è una ballerina solo che sei a 15, 12, 10 centimetri di altezza. Cosa cambia? Peggio. Nulla. Peggio. Anzi, peggio. Ecco. Peggio, ancora peggio. Diciamo che il cosiddetto plateau, la scarpa che aumenta di molto la statura, però prevede che ci sia quasi una piattaforma. Passato, cioè esistevano già nell'epoca del Medioevo le piattaforme e servivano soprattutto a loro, cara Valeria, non solo sì per aumentare la statura, ma anche per non sporcare i capi di abbigliamento lunghi, perché allora, sai, non erano asfaltate le strade, quindi erano le città erano piene di pozzanghere, eccetera, eccetera, e allora le utilizzavano per quel motivo. Però e la maggior parte delle persone erano sempre allettate per via di distorsioni, e caviglie rotte, ossa frantumate, eccetera. Il plateau, anche quello che diciamo è utilissimo sicuramente per noi donne, perché ci aiuta appunto nell'aumentare la statura, però non è proprio congeniale. E poi per il plateau, per poter indossare, per poter calzare un plateau, Valeria, bisogna saper prima camminare un po', per avere confidenza con i propri piedi, cioè con l'appoggio corretto. Che cosa significa? Allora, il passo per deambulare correttamente deve seguire un appoggio tallone, pianta e spinta sull'avampiede. Quindi ci deve essere una fase di appoggio, una di appoggio e di ammortizzamento, ok? Ok. In questo modo. E quindi il piede deve avere quel ritmo. Le scarpe rigide che hanno una struttura proprio tipica da plateau, purtroppo non ti consentono quel tipo di appoggio, perché attenzione, quell'appoggio deve essere eseguito sia a piedi scalzi, deve essere eseguito sia con la scarpa con il tacco 5, 8, 12, ok? Sia con il plateau, che è molto difficile. Infatti, non so se a te capita di osservare, ma sicuramente perché ne vedi di tantissime, anche tu ti circondi di tantissime persone, no? Vuoi per lavoro, vuoi per vita sociale, sono persone che con quel tipo di scarpe proprio scimmiottano una camminata molto, molto complicata. E non c'è niente di più brutto che vedere, appunto, sai, corpi che piegati su se stessi che fanno fatica a deambulare proprio per questo motivo. Immagino, e infatti a tal proposito, Sonia, proprio perché è chiaro, io ti ho presentato come l'esperta sia del portamento che del modo di camminare, vorrei presentare a tutte le donne che ci stanno seguendo, dico le donne perché in generale, in che proporzione, ecco, prima di introdurre l'argomento che vorrei introdurre, mi preme anche chiederti, tra quella che è una scarpa maschile e che più o meno no, può corrispondere, può... cambia il modello, però insomma l'uomo, la scarpa maschile più o meno può essere una scarpa stringata, può essere un mocassino, però sostanzialmente hanno sempre quel tipo di tacco. Che differenza c'è anche in termini, visto che ci sono parecchi maschietti che ci seguono, rispetto ai danni delle scarpe femminili che abbiamo nomenclato fino adesso? Gli uomini a che rischi vanno incontro invece con le loro scarpe? Allora, anche per gli uomini valgono gli stessi consigli, è ovvio che l'appoggio plantare rimane identico anche per loro. Il consiglio che si può dare agli uomini è quello di mettere in asse i loro piedi. Che cosa significa? Non so se hai notato che, ma questo vale anche per la donna, non cambia nulla. Sono sicuramente più favoriti da una parte se hanno l'abilità, la bravura di scegliere delle scarpe adatte e di conoscere meglio il proprio piede, però diciamo la regola è uguale anche per loro. Loro dovrebbero per camminare correttamente, quindi anche loro con grazia, con chiamiamo con stile, per acquisire ancora di più quella diciamo mascolinità che non guasta anche nel loro caso, un saluto a tutti gli uomini presenti, dovrebbero deambulare appoggiando un piede come se fossero praticamente camminando su due binari paralleli, un piede parallelo all'altro. Questo perché? Perché purtroppo i nostri piedi vanno, se non gli diciamo esattamente dove andare, un po' dove vogliono. Che senso? Le punte dei piedi. Io mi soffermo moltissimo su quella che è la disciplina delle punte dei piedi, perché ci sono degli uomini, per esempio, che camminano papera, come ci sono anche delle donne che camminano con le punte dei piedi, insomma, che vanno verso l'esterno. Oppure ce ne sono altre che camminano con le punte dei piedi rivolte verso l'interno. Dentro. Oppure ci sono degli uomini che camminano in punta di piedi. Vero?
Oppure saltellando, hanno un'andatura un po' saltellante. Sì, un po' friendly, così che Sì, sembrano. esatto. Oppure hanno problemi di pronazione quando il piede tende ad andare all'interno e quindi tendono ad avvicinare anche le ginocchia con notevoli complicazioni per le ginocchia, per le anche, per la schiena e non ti dico. Quindi la cosa importante è disciplinare i piedi degli uomini in questo caso ad andare paralleli uno accanto all'altro. Poi fondamentale, come dicevo prima, la scelta dei materiali, delle calzature. E anche lì la taglia giusta, il numero giusto di E loro piede. quindi la domanda che volevo farti era questa, no? Così Sì. introduciamo anche qualcosa per chi non ti dovesse conoscere tra le persone che mi seguono. Tu hai creato proprio un mondo intorno a questo tuo grande studio, questa passione, no? Dopo aver visto tante modelle, come dicevo prima, tanti personaggi sfilare, spiegargli come si devono mettere in posizione, come devono entrare, insomma. Da tutta questa esperienza hai creato un format e l'hai messo a disposizione praticamente di tutte le persone che vogliono migliorare proprio la loro andatura. Quindi diciamo che sia quello che è l'azienda che in qualche maniera si può affidare all'expertise di Sonia con il progetto La Cammineria, sia quella che è la donna o l'uomo che in sé per sé per migliorare il proprio aspetto, per un'esigenza di lavoro, per un'esigenza personale, vuole migliorare quello che è il proprio portamento. Come fa a contattarti, Sonia, e a poter, diciamo, utilizzare i tuoi preziosi consigli? Allora, io Valeria, lo sai benissimo, questo lavoro l'ho sempre svolto parallelamente al mio lavoro principale, la mia attività principale è quella di regista. E infatti Camineria, lo dico sempre, è un'estensione di quel lavoro, è una costola del lavoro di regista. È Se come ti Walter nasce. Valerio Orlando, via. Bravissima, te lo stavo dicendo, ho fatto anch'io questo parallelismo, che nasce appunto dal grande spirito di osservazione dei corpi che mi passavano davanti, dei corpi che mi trovavo a dover disciplinare, perché poi, sai, dovevano essere inizialmente dei corpi che dovevano essere funzionali per la passerella, quindi per fare uno show, e parallelamente qualcuno iniziò a chiedermi anche della consulenza, ma io ti parlo, ero giovanissima, non parlo di adesso, parlo di quando insomma avevo 18-19 anni, già qualcuno allora aveva iniziato, mi chiedeva se era possibile insomma ricevere delle lezioni di portamento. Che io poi non il portamento è una, diciamo, una delle materie che è inserita nel progetto di Camineria, perché parliamo proprio di uno studio della figura del corpo, quindi parliamo di andatura, parliamo di utilizzo corretto di tutti i segmenti del nostro corpo, che molte volte, insomma, come ti dicevo prima, insomma, per distrazione, per abitudine, insomma, se ne vanno un po' per fatti loro. E quindi come mi possono contattare per non divagare troppo sull'argomento? Beh, allora io ho una pagina Facebook, Sonia Perrone Camineria, che è un po' un blog in realtà, Valeria, perché io lì tratto degli argomenti che di volta in volta insomma spiego cosa si deve fare, cosa non si deve fare, o comunque insomma lancio delle piccole chicche, dei suggerimenti insomma che si possono raccogliere e prendere, da cui se ne può prendere spunto. Poi tu su Instagram lo sai, non sono così brava quanto lo sei tu, vorrei tanto poterlo essere, ma devo imparare il prima possibile perché sei una grande musa ispiratrice, oltre che tutto il resto, insomma, tu sai, insomma, che io penso di te. E poi ho un sito, cioè un sito che è appunto cammineria.it o comunque regiamoda.it, insomma, trovate tutti lì tutti i miei contatti per potermi, Bene, diciamo, quindi signori e contattare anche. signore, lì dove avete necessità di migliorare il vostro portamento, avete qualche curiosità, scrivete a Sonia perché per me Assolutamente. non c'è una esperta veramente più generosa anche e Grazie. trasparente nel dare. No, è vero, è la realtà, Sonia, se no non saresti qui perché sai bene che questo periodo del Covid, giusto per aprire e chiudere, ha sancito la fine di un periodo, perché che se ne dica quando sento dire il 4 maggio ritorneremo alla normalità. A quale normalità vorresti ritornare? No, io me lo chiedo, nel senso che dobbiamo renderci conto che non parlo di fortuna o non parlo di sfortuna, ma credo di accettazione, parlo di accettazione. Dobbiamo accettare che esattamente come i nostri nonni ci hanno raccontato quando mangiavano
la buccia delle pere, perché non c'erano le pere, quindi delle patate, a mangiare le bucce, no? E quindi c'era la fame. Noi fino ad oggi siamo stati fortunati, oggi siamo meno fortunati, però ancora l'universo ci sta dando l'opportunità di migliorare come esseri umani. E io già in questo periodo ho avuto sentore, ma veramente tanto, tanto, credimi, anche per le persone che sono qui e che mi seguono, perché non è mai scontato vedere gli stessi nomi alle 18 che si collegano. Vuol dire che qualcosa stai trasmettendo loro. E allora se abbiamo energia e trasmettiamo, è bene anche che ognuno di noi si prenda il compito di migliorare all'interno di quella che è la propria vita, di quella che è la condivisione che ha con gli altri, di fare team, di fare gruppo con le persone che più ci somigliano. Quindi, quelli che erano gli orticelli che ognuno prima si teneva così stretti a cuore e quant'altro, no? Oggi devono avere una visione totalmente diversa, perché oggi dobbiamo parlare di categorie, perché prima di ritornare a quello che sarà una nuova era, un nuovo mondo, ci sarà un periodo di transizione importante, dove la mia vita dipende dalla tua. La tua dipende da quella di un altro. Certo, siamo tutti interconnessi, certo. Di affetto nei confronti l'uno dell'altro, non potremo sicuramente uscire da questo periodo. Quindi questo è l'invito forte che vorrei lanciare a tutte le persone che, ripeto, con grande affetto mi seguono. E infatti, che vediamo se c'è qualche domanda, perché ho visto... Allora, ovviamente, quello che io avevo già accennato trapassa nei messaggi da parte di Sara. Sara Ingrassia, Sonia grande professionista e grande donna. Ciao, grazie. Manager, Sonia Perrone, Energia Pura, sono Stefania. Con voi ragazze, sono d'accordo con voi assolutamente. Quindi poi c'è Barbara che appunto, ecco, altra domanda importante, perché c'è Barbara che è un'altra di quelle persone che sicuramente è molto interessata a quello di cui stiamo parlando. Barbara Krishman, che è una mia carissima amica ed è una giornalista di moda, che ha creato un progetto che tu sicuramente conosci, che è il progetto delle Beautiful Curvy, delle modelle curvi, che io ormai accompagno piacevolmente da 4 anni con il mio team, proprio perché mi sono affezionata sia a lei che a queste ragazze, che sono delle ragazze chiaramente curvi, ognuna con un proprio peso, ognuna con una propria altezza, ognuno con un'accettazione, se vuoi, certo, di quello che è il loro corpo. E quindi è ovvio che se già parliamo di ginocchia, che magari dopo una certa età di solito il medico ti dice devi cercare di rientrare nel peso per evitare che le ossa abbiano un peso. Ma anche lì i piedi di una persona che è in sovrappeso o che comunque, anche stando bene con se stesso, ha un peso che non è normilineo. Che consigli ci sono da dare in quel caso, Sonia? Beh, allora, intanto mi fa molto piacere, perché io ho molto a cuore il discorso delle curvy, o curvy, come vogliamo insomma nominarle, perché non so se tu lo sai, Valeria, ma uno dei partner di Camineria è semplicemente Curvy. È una, diciamo, realtà molto molto attenta al mondo delle donne con le forme, e con loro insomma c'è una piacevole forma di collaborazione, con Noemi Matteucci tra l'altro, con la quale farò una diretta proprio la prossima settimana. Guarda, i corpi delle donne curvi sono strepitosi, sono secondo me meravigliosi, perché vivono in dei confini che devono essere i loro, è giusto che siano così. La cosa importante è che appunto li vivano con piena accettazione, con piena serenità. Io ho avuto il piacere di formare delle donne curvi e, Valeria, credimi, hanno una leggiadria corporea, molte di loro, migliore, più performante di tante altre normotipo. Credimi, hanno un'agilità, hanno una gioia di vivere, hanno un'attitudine, hanno un modo veramente strabiliante. E ribadisco, io sono molto vicina insomma a questo mondo, perché ma anche con Curvy Pride, insomma, con Simona c'è un rapporto insomma di stima, di amicizia. Mi hai fatto venire in mente, tra quella che è l'associazione dei colori che io amo, no? Che sai, passano dalle tonalità del rosa al viola, e quindi comprende tutta questa gamma, ad un'immagine che nella mia infanzia ha costituito un momento, infatti vedi, sorrido solo al pensiero del ricordo, e quindi non vuole per nessunissimo motivo
essere, come dire, non aggraziato nella mente come pensiero che ho, perché lo è, e quindi assolutamente non offensivo. Ma l'ippopotamino di Disney, quelle con che ballavano come se fossero delle piume, è così, è così. Ma perché la leggerezza corporea non ha niente a che vedere con il peso specifico corporeo. Attenzione, la leggerezza corporea viene da un'elasticità del corpo che chiunque può avere. Infatti, Camineria lavora molto su questa forma di accettazione, di non avere pregiudizi. Non ci sono modelli da seguire, bisogna semplicemente fare un lavoro su se stessi, un lavoro sulla persona, nel rispetto della sua unicità, e da lì tirarne fuori il meglio, tirare fuori quelle risorse che noi abbiamo e che a volte non sfruttiamo. Con una donna curvy, come dicevi tu, può diciamo, rendere più agile la propria camminata, il proprio portamento. Intanto, anche in questo caso, mi costa, diciamo, ribadirlo, ma è così: scegliere delle calzature che siano adeguate al loro piede. Ancora di più in quell'occasione è importantissimo. Tante volte, anzi, è fondamentale indossare e calzare delle scarpe con un plantare, perché le aiuta a distribuire meglio il peso del loro corpo. Molte volte il nostro corpo, quando noi scambiamo il nostro corpo da un piede all'altro, quindi deambuliamo perché ci spostiamo il nostro corpo Certo. nello spazio, tendiamo ad appoggiare maggiormente il nostro corpo maggiormente sul piede destro oppure su quello sinistro. Invece, e questo accade spesso perché le scarpe non sono, diciamo, poi così adatte. E aggiungo Invece, su questa cosa che stai dicendo, scusami, ma no, è scusa, chiedami. importante, l'aggiungo. Io per esempio mi sono accorta quando mia figlia ha incominciato ad avere l'età di 15-16 anni, no? E che quindi mi chiedeva già una scarpa un po' più femminile, così, rispetto alle scarpe da bambina, tra virgolette, no? Che aveva portato fino a un determinato momento della sua vita, che consumava le scarpe in una Sì. maniera Esatto. incredibile, una dalla parte interna e una dalla parte esterna. E quindi lì ci siamo resi conto che era il caso di portarla da uno specialista, che infatti ha Esatto. esaminato che c'era una leggera scoliosi. Quindi già dal piede tu ti puoi rendere conto anche dei problemi che puoi avere alla colonna Certamente, vertebrale. assolutamente, ma parte tutto dal piede, Valeria. È proprio il piede che è un indicatore importantissimo della salute del tuo corpo, perché trasmette tutte le informazioni possibili ed immaginabili sulla nostra salute, e la schiena è chiamata in causa in prima persona perché è quella che subisce maggiormente l'appoggio plantare. Se fatto in modo corretto, la schiena può vivere molto più serenamente, diversamente rischia di essere compromessa. E qui non parliamo soltanto di postura, quindi sai, una postura aperta, no, parliamo proprio di seri problemi a livello strutturale della colonna. Esattamente. Quindi, diciamo, fa prestare attenzione al proprio corpo, partendo da come è fatto, nel pieno rispetto dei propri perimetri fisici, è importante perché è una consapevolezza che tutti noi dobbiamo acquisire. Da lì possiamo partire per farlo agire meglio, per farlo muovere bene. Quindi è importantissima questa conoscenza che si deve avere. Anche perché io voglio dire, nella mia vita poi mi sono specializzata nel mondo del make-up. Ma essendo sempre stata una curiosa e tra l'altro una persona che mi è sempre piaciuto prendere informazioni, cioè se un argomento mi interessa io poi devo addentrarmi in Certo. quell'argomento. E in questo momento mi riallaccio ad una cosa che hai detto proprio quasi all'inizio del nostro talking, che è stato il momento in cui hai detto che nella storia, quindi nel passaggio delle epoche e tutto quanto, proprio il fatto di indossare determinati tipi di scarpe piuttosto che altro ha creato chiaramente problemi alla postura, ma anche problemi alla persona. E io in questo Certo. momento sto facendo proprio, ti racconto e lo racconto e lo condivido insieme al pubblico, sto facendo un lavoro di studio su quello che è riportare sostanzialmente tutta quella che è la parte dove attualmente all'interno delle accademie for makeup in tutta Italia, fino a prima del Covid si studiava in studio, quello ovviamente io ho questa grande famiglia, quindi io non lavoro solo per Valerio Orlando, ma lavoro per tutta la famiglia Lo For Makeup, so, e tu lo lo so. sai, che per me è un Grande onore lavoro. e lo faccio con tanto cuore.
Detto questo, sto riportando tutto sul mondo digitale perché chiaramente in attesa di sapere quando potranno ripartire le accademie, io ho proprio bisogno di lavorare per le mie donne che mi aiutano a portare avanti il concetto For Makeup. In questo studio, adesso, in questo momento, sto facendo una traduzione dall'italiano all'inglese con dei termini anche non semplici che insomma siano così scontati da sapere in inglese. Sulla storia del make-up c'è una cosa interessantissima che riguarda sia il mondo del make-up sia il mondo della scarpa, che infatti me la sono tenuta come perla Bello. per la parte finale del nostro talk, ovvero Bellissimo. studiando gli argomenti soprattutto del periodo della regina Vittoria in Inghilterra. Quindi stiamo parlando di un periodo super rigoroso, no? Periodo in cui le donne mettevano questo gesso bianco, questa grande quantità di gesso bianco sul viso perché dovevano in qualche maniera distinguersi dalle prostitute inglesi che lavoravano per strada e che invece adornavano il loro viso di rossetti vistosi, di trucco evidente, di guance proprio come se fossero due belle pesche fresche, no? Quindi molto molto più colorate. E in tutto questo, per fare questo lavoro, siccome ovviamente non era neanche il talco, la polvere di riso che utilizziamo noi oggi, cosa facevano queste donne? Mettevano una sostanza per sbiancare il viso che se voi guardate, quindi lo dico a te, ma lo dico anche a tutte le persone che ci ascoltano, se osservate quelli che sono i quadri o i dipinti che raffigurano la regina Vittoria, comunque tutte le donne di quel periodo, erano particolarmente stempiate con una fronte che partiva da qui. E sai Particolarmente perché? alta. Perché sostanzialmente, oltre a indossare questo talco, questo gesso, utilizzavano una polvere che era combinata con arsenico e l'arsenico ovviamente faceva cadere non solo i capelli, ma ovviamente veniva ingerito nel corpo per uso topico, ma veniva ingerito dal corpo perché la pelle è pur sempre un organo. E creava il problema di malattie anche ai piedi, come l'acido urico che andava a piantarsi proprio nella gotta del piede. Ma Quindi, certo. per dire quanto sia vero che il collegamento testa-piedi, al di là di un corpo, no, che separa queste due parti estreme, ma come tutto sia estremamente connesso. Assolutamente, ma addirittura, visto che di pelle parliamo, parliamo di incarnato, parliamo di trucco, di make-up, comunque la postura influisce positivamente o negativamente anche sulla pelle. Può sembrare assurdo, ma è così, anche sui nostri capelli. È fondamentale trovare un equilibrio della nostra persona, del nostro corpo e metterlo in relazione nella maniera migliore con gli altri, con il mondo circostante, con lo spazio in cui viviamo. Quindi questo è fondamentale non solo da un punto di vista prettamente sociale, ma è importante proprio da un punto di vista, come dicevo prima, benessere, salutare, di grande consapevolezza. Che abbiamo a disposizione una risorsa meravigliosa che non sfruttiamo. Questo è un altro punto sul quale io premo moltissimo, Valeria. Il corpo è una risorsa straordinaria. Attraverso il nostro corpo passa la nostra vita, caspita. E non è poco. È una cosa che a me fa venire i brividi ogni volta che io la trasferisco a qualcun altro. Questo è bellissimo, ma avere consapevolezza lo è ancora di più, perché ci renderà padroni del nostro corpo. E ci renderà talmente consapevoli, talmente aumenterà talmente tanto la nostra autostima da non permettere a nessuno di intaccarla. Quindi, indipendentemente da un trucco meraviglioso, tu lo vedi, no? Quando tu trucchi qualcuna, a volte puoi anche eseguire un trucco leggero, un trucco insomma quasi trasparente, però se questa donna poi è sicura, quella personalità che sprigiona da tutti i pori, potrebbe andare anche struccata addirittura, quindi si tratta di mettere in equilibrio un po' tutte queste cose. Sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con te. Ci sono degli esercizi che ognuno di noi potrebbe fare giornalmente, Sonia, per migliorare sia, diciamo, il movimento, quindi del piede, e quindi anche tutto l'andamento generale del corpo. Perché ti chiedo questo? Perché proprio ieri nella puntata davo degli esercizi su quello che può essere la ginnastica facciale da fare per migliorare, no, costantemente anche
diciamo, le rughe o piuttosto la muscolatura, anche nel momento in cui cominciamo a perdere peptidi importanti che incominciano a mancare alla pelle, elastina, collagene, però si può fare esattamente come si allena un bicipite o un tricipite sul viso, che c'è la maggior parte di muscoli concentrati, si può fare veramente tanto, stando però sempre molto attenti, perché magari uno va a fare un esercizio che migliora un qualcosa e peggiora, nel caso dell'esercizio facciale, la cervicale, no? Quindi ieri davo dei consigli, ma davo anche dei consigli spiegando che bisogna stare in determinate posizioni. Ecco, per esempio, se invece noi dovessimo dare negli ultimi 5 minuti che ci sono rimasti dei suggerimenti. Allora, intanto la cosa più importante che io ribadisco sempre è quello di portare il nostro corpo, e nello specifico la nostra schiena, ad aumentare la flessibilità. Il nostro corpo più è flessibile, più è performante. Quindi più lo rendiamo agile, più meglio si muove in tutti i suoi segmenti. Quindi che cosa possiamo fare? Partendo per esempio dai semplicemente dai piedi, possiamo fare delle rotazioni verso destra e verso sinistra. Dobbiamo farle sistematicamente, perché come poi tu ben sai e come tutti quanti sanno, per raggiungere, diciamo, degli obiettivi bisogna comunque perseverare, quindi essere, sai, fare quasi una beauty routine anche in quel senso, legata al corpo in questa circostanza. Quindi questo migliora la circolazione, oppure quindi queste piccole rotazioni dei piedi intorno delle caviglie. Nella posizione retta, mettendosi in piedi, ci si può sollevare sulle punte e andare giù. Ci si può sollevare in continuazione per migliorare anche in quel caso la circolazione, che non è poco in questo periodo in cui il nostro corpo si è particolarmente impigrito. Se possiamo, la nostra casa ce lo permette o lo spazio che ci circonda ce lo permette, muoviamoci, facciamo delle camminate salutari, insomma delle passeggiate, e non bisogna per forza, insomma, farlo a livello agonistico, l'importante è metterlo in attività. Ancora un altro esercizio molto semplice, Valeria, per migliorare la flessibilità, per esempio, del tronco e della parte, diciamo, sottostante del tronco, quindi della base del nostro tronco, del bacino. Chi ha a casa un hula hoop potrebbe fare l'hula hoop, o comunque mettere in moto tutti i muscoli del bacino, ok? Anche ballando, per esempio. Per la schiena, cosa si può fare per la schiena? Si possono fare delle rotazioni, come sto facendo io in questo momento, portare e i gomiti lungo il nostro busto, e poi fare delle rotazioni per fare unire le scapole. Ah, io sento proprio uno scricchiolio dietro, una meraviglia. Questo è un esercizio semplicissimo che soprattutto per, sai, quando si sta tanto prima indietro e poi davanti. È un esercizio molto semplice che però alleggerisce moltissimo le catene muscolari e le rende più, diciamo, fluide, le rende più performanti, ma ti fanno sentire anche più leggera. Oppure un ultimo esercizio molto semplice, che è un classico, che ho fatto proprio l'ultimo post che ho pubblicato sulla pagina di Facebook di Camineria, è il classico libro in testa. Ora noi li abbiamo enumerati velocemente, ma ce ne sono tantissimi. Partendo dai piedi siamo arrivati alla testa. Perché il libro in testa? Grazie al libro in testa possiamo renderci conto di come possiamo camminare in equilibrio, senso dell'orientamento, equilibrio, armonia. E quindi fate questa prova. Libro in testa, posizionatelo davanti ad una parete e poi deambulate. È un esercizio semplicissimo, molto simpatico e devo dire è funzionale. Anzi, anche le dive hollywoodiane erano costrette, Valeria, a fare questo esercizio prima di essere scritturate. Pensa, tu parlavi di storia, le dive hollywoodiane era proprio una premessa fondamentale. Se non sapevano camminare o scendere le scale con il libro in testa, non venivano scritturate. La banalità? Non lo so, visto poi, insomma, il successo di tante di queste meravigliose donne. Assolutamente sì, d'accordo con te. E peraltro... Io per esempio in questo periodo io sono sempre stata una sportiva, quindi è chiaro che anche in questo momento io non posso stare ferma, proprio perché sennò starei malissimo. Però voglio dire, senza bisogno di arrivare magari a fare degli esercizi che vanno fatti solo se tu anche in presenza, anche in non presenza di un trainer, puoi fare in tutta serenità, perché ormai hai acquisito una certa dimestichezza con il tuo corpo. Sai qual è la respirazione giusta, sai quali sono gli esercizi, insomma, sai una certa serie di cose. Però voglio dire, banalmente,
non so se sei d'accordo con me, ma banalmente anche per tutte le donne che non hanno mai fatto nulla o poco, certo, e che in questa fase sono appunto a casa e hanno e riscontrano tutti i problemi che hai elencato tu, banalmente accendere YouTube e guardarsi una serie di esercizi anche basici di yoga, certo, di ginnastica di dolce, di yoga, certo, salti, certo, è tutta una questione di equilibrio. Cioè, quello che può essere un saluto al sole, la posizione del cobra o del gatto, ma già in 30 minuti che non vai a bruciare delle calorie sostanzialmente, ne bruci poco perché non sono movimenti aerobici, ma sono movimenti flessibili che aumentano la flessibilità del corpo. Quello sì, quello ve lo consiglio. Sono d'accordo. Ci sono dei canali su YouTube meravigliosi ormai, di gente veramente preparata. Vero, questo è vero, infatti basta poco, e quello fa parte del famoso amor proprio, no? Dedicare un po' di tempo al proprio corpo, non solo per averne una resa estetica o performante, no, per stare bene con se stessi, perché poi insomma si rimette in circolo l'adrenalina e ti viene la voglia di fare di tutto di più. Quindi è fondamentale proprio per quello il movimento, per sentirsi bene. Ma infatti sono i primi 5 minuti, no? Quando la pigrizia dice no, ma cosa fai? Devi prendere il mettino, poi devi prendere l'asciugamano, ma poi esatto, devi sudi. Io dopo che ho superato i primi 5 minuti, anche quando proprio dico no, oggi proprio non c'ho voglia, quando supero i 5 minuti e vado, poi mi sento benissimo e sto benissimo. Quindi questi sono i consigli, signore e signori, che io e Sonia vi abbiamo voluto diciamo concedere proprio con tutto l'affetto, sapendo il periodo che stiamo passando tutti quanti insieme. Sonia, che dirti? E poi un altro esercizio. Valeria, sì, è vero, con te vola sempre in tutte le occasioni. Un altro esercizio di cui non dobbiamo mai dimenticarci, Valeria, è il sorriso. Perché anche quello, oltre a migliorare la muscolatura del viso, ne parlavi prima tu, migliora l'umore, migliora tutto, aggiusta le giornate. E quindi, mi raccomando, sorridiamo. Sorridiamo sempre, esatto, anche davanti a periodi così bui. Però sono sicura che tutti quanti presto torneremo ad abbracciarci. Assolutamente, anche perché noi abbiamo un sacco di progetti che dobbiamo lanciare, quindi dobbiamo, assolutamente sì. Assolutamente. Sonia, come Valeria, sempre, grazie, grazie. Ti ringrazio di essere stata qui, Give Love First. Grazie mille, a te. Io saluto grazie. Te e saluto il mio pubblico. Un bacio. A presto, Valeria. Grazie. Ciao a tutti e grazie a tutti. Allora, sempre meraviglioso, io spero veramente che voi abbiate apprezzato l'appuntamento di oggi, perché sentire parlare Sonia, tra il tono della voce, tra quello che lei dice e come lo dice, c'è veramente la differenza. Io mi sono sempre circondata di persone che sento. Grazie a voi, veramente, grazie a voi. Grazie di essere stati qui con noi. Non mi stancherò mai di dirlo che è veramente un dono, no? Sapere che comunque ci stiamo facendo compagnia, che anche se non ci conosciamo magari direttamente con tutti, però è diventata una pratica quella di conoscerci, no? E quindi forse questa è l'unica cosa bella, al di là poi delle tante cose che in questo periodo ci mancano. Detto questo, direi che di consigli ne abbiamo, di cose da fare e da mettere in pratica anche. Quindi io vi saluto, vi auguro una buona serata come sempre. Grazie, 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 grazie. Grazie Gianfiero, grazie a tutti per essere state qui. E vi ricordo che sia domani che dopodomani invece sono in compagnia di due colleghe bravissime. Anna Fontana domani, Francesca Beauty dopodomani. Parleremo chiaramente di make-up, ma non solo di make-up. Domani con Anna affronteremo anche che cosa significa passare dall'essere stati una professionista a diventare un'imprenditrice, perché anche lei da poco ha realizzato la sua linea di pennelli, e quindi domani ci confronteremo trucco e pennelli a confronto, capire quali sono quelli importanti da avere in maniera tale da poter provare a creare dei make-up come esattamente una professionista. E invece dopodomani parliamo di tutto quello che è il mondo del make-up legato alla consulenza d'immagine con Francesca Aragone, in arte Francesca Beauty, che oltre ad essere stata una studente modello, a cui voglio molto bene, sono ormai più di 10 anni che lavoriamo insieme, titolare di una delle mie Vora Academy e grande professionista nel mondo del wedding. Quindi anche consigli utili da parte di chi sta vivendo in questo momento, purtroppo, questo allontanamento sociale.
Un abbraccio, buona serata e ci vediamo domani. Ciao ragazzi, ricordate, give love first.